Si chiama Dolce di Vitruvio ed è l'ultima idea gustosa del maestro pasticcere Stefano Ceresani. L'idea, nata dal presidente del centro studi Dino Zacchilli, è quella di creare un dolce dedicato al famoso architetto romano in occasione della candidatura di Fano a capitale italiana della cultura. L'idea di rendere Vitruvio presente, diciamo così, tra noi, potendolo incontrare magari al ristorante, al bar, per strada. Ovviamente se le attività anche commerciali dedicano le loro iniziative o un loro oggetto, un loro prodotto, un loro dolce in questo caso a Vitruvio, Vitruvio diventa sempre più una figura riconosciuta perché lo si incontra quotidianamente, e questo è importante per far crescere, diciamo così, anche nel nostro immaginario quotidiano il rapporto fondamentale, importantissimo, che c'è tra la figura di Vitruvio e la città di Fano. Quattro sono gli ingredienti che Ceresani ha utilizzato per questa sua creazione. Nel periodo di Vitruvio non c'erano le farine, non c'erano gli zuccheri, non c'era il burro, per cui ho dovuto sostituire le farine, gli zuccheri, il burro con la farina di farro. E al posto di zucchero ci ho messo il miele, e al posto del burro ci ho messo l'olio extravergine, le uova ci sono perché c'erano anche allora, così c'erano anche l'uvetta sultanina, una grattugiata di limone, quello non trattato, ed è venuto fuori questo muffin, chiamiamolo così, muffin, però ecco, diciamo che è un muffin dal sapore antico. Dunque tutti ingredienti dell'epoca, e per questo il pasticcere ha deciso di utilizzare queste materie prime come una sorta di salto indietro nel tempo. Ma oltre al dolce, Stefano Ceresani, del Caffè del Pasticcere, ha deciso di realizzare anche una ricostruzione di zucchero del teatro romano e anche una tavola di cioccolato dell'uomo vitruviano, tutto ovviamente commestibile. Nel frattempo continuano le ricerche sul personaggio di Vitruvio da parte del Centro Studi Vitruviani. Sono stati fatti degli studi scientifici in passato, ma anche recenti, sulla figura di Vitruvio e sulla anche possibilità che Vitruvio potesse essere o nativo di Fano o addirittura o solo cittadino fanese. Ecco, diciamo che non abbiamo le prove certe di questo, ma la plausibilità, la verosimiglianza sicuramente sì. Quindi la mia idea di Centro Studi di Vitruviani, anche quella da una parte del respiro internazionale, del riconoscimento internazionale come centro di ricerca sugli studi su Vitruvio, da una parte anche un punto di riferimento per i fanesi sempre più forte.